Allora, come vedete, anche se i tempi si allungano leggermente, questo è per garantire al paziente di essere stabilizzato in un posto e non procurargli ulteriori traumi. La paziente è caduta dalla bicicletta, non sappiamo se oltre la gamba fratturata può presentare lesioni soprattutto alla corona vertebrale, e per questo motivo dal tratto cervicale in giù viene assicurata dei presidi collare e tavola spinale che garantisce il mantenimento in asse della corona vertebrale. Per questo la prima cosa viene assicurato l'atto infortunato attraverso il libro di una secovena depressione, è come se venisse ingessato componente l'atto, immobilizzato in maniera tale da trasportarlo nella posizione in cui è stato mantenuto il paziente al pronto soccorso, dopodiché viene posizionato sulla tavola spinale. Quello che vedete adesso è praticamente la rotazione della paziente per l'inserimento della tavola spinale sotto al paziente, dopodiché viene allineato il paziente, viene immobilizzato il capo con i cunei che a capo, in maniera tale che dalla testa e piedi il paziente sia assicurato alla tavola spinale. Quello che verrà fatto adesso è l'utilizzo di cinghie che tengono ferma la paziente alla tavola spinale, dopodiché verrà caricata sulla barella e trasportata in condizioni di massima sicurezza al pronto soccorso. Adesso la paziente è stata caricata sulla barella elettronica, verrà coperta, cinghiata e poi caricata in ambulanza.
In questo caso la paziente è impossibilitata praticamente a muoversi e viene trasportata in condizioni di massima sicurezza al pronto soccorso di Udine. Facciamo un applauso ai colleghi che hanno dimostrato.